Purtroppo e non di rado ci troviamo a parlare della scuola italiana in termini negativi, di professori inadatti, di alunni e genitori violenti. Parliamo spesso di un posto inadeguato e insufficiente per le persone con disabilità, che sembra più un parcheggio invece di un luogo dove si studia, si impara e ci si fa le ossa. Ma a farci ricredere, a farci pensare che la nostra scuola, se vuole e se ci si fida, funziona e come, arriva una bella storia da un istituto di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, lo stesso in cui un mese fa un 17enne sfregiò con un coltello il volto di una professoressa. Qui a regalare una maturità speciale a tutti, professori, compagni, genitori, ci ha pensato un alunno autistico. Il video, ripreso dalla mano tremolante della madre, evidentemente emozionata, sta facendo il giro del web. Alla fine dell'esame, superato senza difficoltà, Francesco, così si chiama il ragazzo, leggendo una lettera di ringraziamento, ha commosso tutti, dando una vera lezione. Grazie ai miei compagni sono diventato più autonomo e sicuro. Ringrazio tutti i professori, bidelli e i compagni, ha detto Francesco, perché mi hanno capito e mi hanno voluto bene, perché sono un ragazzo come loro. A scuola ho imparato ad essere più autonomo e adesso non ho più paura di affezionarmi alle persone. Bravo. L'autismo non è contagioso, noi abbiamo bisogno di amore e di integrazione, socializzare vuol dire essere, esistere. Ed è quello che la scuola ha fatto per me, rimanete nel mio cuore per sempre, Francesco. L'autismo non è contagioso, l'amore e la socializzazione sono esistenza in una società, in un mondo aperto a tutti.